Eccoci qua per la prima lezione di storia, o meglio, per la prima lezione di recupero e sviluppo eh, della storia antica. Eh, ovviamente in, eh, in un certo modo in polemica con eh, la schiforma, detta anche deforma, eh, della ministra Moratti di, eh, ormai saranno 15 anni fa, una cosa del genere. Che ha portato alla cancellazione della storia antica nella, nella scuola media, con gravi disastri dal punto di vista culturale, ma ovviamente, questo è un altro paio di maniche. Allora, Mesopotamia. Ecco qui. Questa è la cartina della Mesopotamia. Aspetta, che la metto in primo piano, così si vede meglio. Eccola qui. Andiamo ancora. Boh. Allora. Questa qui è appunto la Mesopotamia, questa è la Mesopotamia. In realtà la cartina rappresenta un po' tutto quello che noi chiamiamo oggi Medio, Medio Oriente. Qui abbiamo il Mar Mediterraneo, qua a sinistra, eh, a ovest, appunto abbiamo la Grecia che non si vede, qua a nord il Mar Nero, in mezzo la penisola anatolica, oggi corrispondente alla Turchia più o meno, con l'isola di Cipro che fa da riferimento. Qua a sud abbiamo il Nilo con l'Egitto, il Mar Rosso, la penisola del Sinai. Okay? Qua abbiamo il Mar Morto, di cui abbiamo tra l'altro parlato in geografia, e eh, con l'attuale Palestina, Israele, qui c'è il Libano, la Siria, che è questa zona qui, e questa appunto la Mesopotamia, con l'Eufrate e il Tigri. Non ho mai capito perché si dice tigri ed eufrate, quando invece dovremmo dire il contrario, partendo da sinistra a destra, però vabbè, cambia poco. Golfo Persico, Mar Caspio e qui l'attuale Iran, chiamato anche Persia. Qui, vedete, tutte montagne fondamentalmente, quindi montagne abitate, montagne desolate, brulle, eh, spoglie, tristi, abitate da pecorai, all'epoca eh, ovviamente, abitate da pecorai che non sapevano come vivere, insomma, fondamentalmente, facevano una vita grigia e triste. Qua invece tra, eh, tra i due fiumi, appunto mesopotamia, vuol dire in mezzo ai fiumi, mesos più potamos, okay, Abbiamo eh, bei campi di grano, terra fertile, eh, si sta bene, insomma. E quindi succedeva spesso che in pratica eh, i popoli di pecorai, pastori, eccetera, eccetera, dall'alto vedessero questi bei campi di grano e ci sono, oh, guarda che dei campi di grano. Eh, noi qua a vivere da schifo in mezzo alle pecore che puzzano eh, nel freddo delle montagne, andiamo giù, prendiamoci questo grano. E così scendevano eh, con le loro belle incursioni, inizialmente incursioni per saccheggiare poi decidevano di fermarsi e infine si fondevano con i popoli già presenti. E quindi la storia della Mesopotamia non è altro che un susseguirsi di popoli che arrivano da, da est, da queste montagne o da nord, ok? Sempre montagne, scendono a valle per fare una vita migliore e decidono poi di fermarsi. Eh, dunque, eh, chiudiamo un pochino questa cartina, magari ci sarà utile in seguito. Ecco, quindi, la terra della Mesopotamia è sicuramente una terra fertile che produce grandi quantità, produceva anche, produce e produceva grandi quantità di cibo in particolar modo cereali. Però la Mesopotamia, appunto, eh, non ha difese naturali, è proprio sotto queste montagne, ok? E quindi è un po' come un gattino indifeso. Sì, adesso non è che i Sumeri, i Babilonesi altri popoli fossero dei gattini, ok? Oh, povero me, povero meno, chiaramente, insomma, combattevano per difendersi, ma erano in una situazione di svantaggio nei confronti degli invasori e quindi insomma erano eh, diciamo senza difese ecco qua i pecorai ok i pecorai del, dell'est che scendevano vedete, tutto, dietro tutto spoglio brutto non è che si viveva granché bene e qui giusto l'immagine per dare l'idea di come erano di come erano questi di come erano vestiti insomma all'epoca di questi fatti eh, dunque la domanda che si pone adesso però è perché le prime città nacquero proprio in Mesopotamia per carità, ce ne sono state anche altre che sono nate, ad esempio, in Egitto, in, eh, sempre nella penisola anatolica, in India, okay? in Cina. Ma fondamentalmente, perché in Mesopotamia? Eh? Perché proprio lì? Allora, il problema è questo: i fiumi ogni tanto straripano, okay? fanno disastri. Eh, uno lavora per mesi e mesi per coltivare il suo bel campicello. Arriva la piena del fiume, inonda tutto, butti via tutto il raccolto e crepi di fame. Non è un bel modo di vivere, ok? Ti si allaga tutto, eh? salvi soltanto la capanna e un paio di, di bestie. Risultato: occorre organizzarsi e quindi si passa, si decide a, di scavare dei canali, canali di irrigazione per portare l'acqua ai campi quando è necessario, anche perché lì piove poco e soprattutto per sfogare, diciamo così, le piene dei fiumi, e sono gli scolmatori, insomma, non so come dire, sono valvole di sfogo. Tuttavia, figliuoli, per riuscire a organizzare questi lavori, eh, cioè, per riuscire a fare, a compiere questi lavori, occorre una certa organizzazione. Cioè, eh, non può il semplice contadino mettersi a scavare tutti quei canali, un piccolo canale, certo, ma insomma, e quindi serve organizzarsi qualcuno scava i canali, qualcuno coltiva la terra qualcuno costruisce gli attrezzi per scavare qualcun altro fornisce i vasi dove mettere o le anfore dove mettere il cibo qualcuno costruisce i granai e insomma, questa organizzazione ovviamente ha bisogno poi di un capo e i capi di solito sono i re nobili barra sacerdoti ok? perché eh, inizialmente appunto i templi le, eh, come si può dire eh, puf, um, sì, i sì, templi, le zigurate, eccetera, avevano il compito di custodire le derrate alimentari, cioè il cibo, e chi custodisce il cibo, il cibo inviato dagli dei, in un certo modo, è il sacerdote, e quindi col tempo diventa anche il capo, e decide lui, fondamentalmente. Allora, eh, ecco perché nascono appunto le, le prime città, Ecco, questa è una ricostruzione di fantasia eh, più che altro e, dunque e poi ovviamente sono i soldati che la difendono eccetera i sumeri primo popolo del nostro argomento eh, bah, intorno, siamo intorno al 3000 a.C. adesso non stiamo impazzire con le date anche perché è fondamentalmente superfluo che cosa dobbiamo ai sumeri beh l'invenzione dell'ora cioè non dell'orologio okay, del giorno hanno capito che il giorno può essere diviso in 12 ore di luce, eccole qua, e appunto l'ora divisa poi in 60 minuti e poi si inventarono la birra, inventarono la ruota piena, ok. Eh, che certo è pesante, eh, poco agevole, però sicuramente è meglio che non averla. Si inventarono, Oip, ho sbagliato. Ecco qua. si inventarono l'aratro. Che vi ho spiegato appunto come funziona e inventarono il mattone di argilla o di fango, fondamentalmente, eh, cotto crudo, comunque. Allora, quali sono le città più importanti, eccole qua. Vi dicevo appunto che queste città erano, eh, cioè, eh, erano sul mare, oggi i detriti portati dai fiumi, hanno allungato la pianura. Tanto che ormai sono a 100-200 km dal mare queste città, i resti di queste città. Allora, quali sono le città da ricordare? Ur Uruk, Nippur, Lagash e Ridu, ok? Queste cinque città. Sumer, la città dei sumeri, le città dei sumeri, che sumero, se non sbaglio, vuol dire testa nera, ok? Evidentemente, non i capelli scuri. Come erano organizzati i sumeri? Beh, fondamentalmente erano organizzati in città-stato. Eh, o meno avevano le stesse tradizioni, gli stessi dei, gli, le stesse usanze, però ogni città faceva i cavolacci suoi, i cavolacci propri ed era appunto organizzata per, eh, secondo una cosiddetta piramide sociale. In fondo gli schiavi, in mezzo la, la classe media che era fatta, la classe più bassa insomma fatta da artigiani, contadini liberi, soldati, eccetera, e l'upper class, cioè la, la classe più alta che erano fondamentalmente i sacerdoti, i nobili, il re e i suoi consiglieri. Qua parla di società babilone, babilonese, ma eh, va bene comunque per, eh, per, tutti, per, tutti questi, per tutte queste civiltà, diciamo così. A guidare la società c'era un re, il re però eh, appunto, ognuno, non era proprio come lo possiamo immaginare un capo politico e basta, era in pratica il tramite il passaggio, il, come si può dire, l'intermediario tra il mondo degli dei tra il cielo e la terra. Ok? Un attimo solo. Quindi dicevo, il re eh, aveva il compito di essere da tramite e eh, non era considerato un dio in terra, come invece avviene per gli egizi. Ok? Allora, cosa che volevo dirvi? Aspetta un attimo che mi sto perdendo in qualcosa. No, ehm... Poi vedremo qualcosina sulla, come si può dire, sulla religione di questi sumeri, sui loro dei, eh, quelli preferiti. Insomma, erano addirittura circa 600 gli dei eh, adorati dai Sumeri, anche se c'erano ce 3-4 che erano ovviamente quelli più importanti, come An, il dio del cielo, Inlil, quello dell'aria e delle tempeste, Enki, il dio della terra, Inanna, Anna dell'amore dell e della guerra, insomma, altre divinità varie. Uh, puff, uh, Punto. Poi a un certo punto verso il 2300, okay, eh, ok, devo smettere di dire ok, eh, questo l'ho già detto da qualche, in qualche altra lezione, compare, compare l'impero degli Accadi, okay? Eh, appunto, ok, gli Accadi sono questi qua, eh, questa città non si sa bene se è qui fondamentalmente. Gli Akkadi conquistano i Sumeri, approfittando del fatto che questi babai sono sempre in lotta tra di loro. Vedete, Sumeri dal 3200 al 2300. Okay? E poi gli Akkadi che durano poco, dal 2003 al 2150. Eh, guardate che la civiltà egizia c'è già da un pezzo anche. Okay? Non è che avviene dopo, però ovviamente non si può fare tutto insieme. Sargon, il famosissimo Sargon, eh, fondatore dell'impero degli Accadi, eccolo qua Sargon, che assomiglia, come vi dicevo, a un mio amico. Sargon che fa delle spedizioni contro, gli, contro Elam, e poi al nord, contro Subarto, eccetera, eh, diciamo che eh, il suo impero dura poco e finisce appunto a causa di invasioni dei Gutei. Ok. Eh, I sumeri tornarono liberi, ma appunto per poco, perché vi furono altre, altre popolazioni. Come vi ho spiegato all'inizio, insomma, questo è un susseguirsi di popolazioni che vanno e vengono. No, non dovete impararle tutte a memoria, ovvio, non vi preoccupate di questo. Eh, dopo i Gutei, ecco qua, arrivarono i Babilonesi. ok? E eh, ho detto di nuovo, ok. Verso il 2000 arrivano questi amurru. Chi cavolo sono questi amurru? Beh, altra gente che arriva da nord, da est, voglio dire. Ok. Amu. Quindi conquistano i Sumeri, li assoggettano, ne assorbono però la cultura. E abbiamo infatti una, la cultura babilonese, fondamentalmente la civiltà babilonese, che poi verrà. Aggredita dai cassiti e dagli Elamiti, vedete 1500 e 1100. Eh, eccoli qua. E questo è il primo impero babilonese: degli no? Allegri che si conquistano, tutta praticamente la Mesopotamia. Qui invece abbiamo con le linee rosse il secondo impero babilonese. Come vedete c'è una bella differenza tra il 1500 e il 625. Mucchio Un di tempo, quindi sono due cose diverse, però nella cartina c'erano tutte e due, tanti saluti. Allora, dicevo, arrivano questi signori e conquistano la Mesopotamia. Questi signori, appunto, sono gli Amurru. Ecco qua: Babilonia. Questo è il primo esempio di Babilonia con una bellissima zigurata. Zigurat, eh? eh, sembra una società ordinata, tranquilla, eccetera. Loro re, ormai quasi mitologico è appunto Ammurabi, padre degli Amurru. Siamo nel 1700 circa, eccolo qui. Ammurabi è famoso figlioli per il famoso codice, è famoso per il famoso, chiedo scusa, è noto per il famoso codice di leggi. Il codice di Ammurabi è... È importante il codice delle leggi di Hammurabi perché è la prima volta nella storia che abbiamo testimonianza di un codice di leggi scritto, di leggi scritte. Non erano leggi uguali per tutte, tutti, non erano leggi democratiche, nel senso che gli uomini non erano affatto tutti uguali, lo schiavo era inferiore al cittadino libero, al suddito anzi, e il libero era inferiore al nobile e così via. Quindi, la legge ovviamente era a favore dei più potenti però era una legge scritta quindi in caso di litigio non c'è l'arbitrio la decisione così di qualcuno che dice ma no, secondo me ha ragione Gigino invece di Gigetto no, non è così che funziona okay? la gente poteva andare leggere il codice di leggi leggere il codice di leggi oh, e vedere in pratica chi aveva ragione in, una lit in un litigio, in una contesa o nel caso di un delitto Qui, come vi ho spiegato, abbiamo Amurabi che praticamente presenta il suo codice di leggi al, al dio, al dio, accidenti, al dio Marduk. E eh, dovrebbe essere Marduk, eh? se faccio errore mi raccomando, segnalatemelo che magari correggiamo. E qua sotto abbiamo il testo in, eh, scritto con caratteri cuneiformi. Ricordate, sicuramente la, ve l'hanno spiegato gli elementari, il cuneiforme si eh, traccia praticamente sull'argilla fresca, eh, schiacciando una specie di cuneo, una specie di chiodo chiodino sull'argilla sull stessa. Quando questa argilla si secca, ovviamente rimane la scritta. I vari simbolini rappresentano parole, eccetera. Il vero problema numeri, il vero problema è ovviamente che pochi sono in grado di leggere il cuneiforme, non è così semplice come scrittura, ma è già un qualcosa. L'hanno inventata fondamentalmente questo, questa scrittura cuneiforme anche semplicemente per contare i sacchi di grano che ne venivano portati, che erano portati dentro ai magazzini, capite? No, un sacco, di, due sacchi, tre sacchi, ah, allora, pian piano questo diventa una scrittura. Ok? E ho detto di nuovo che, uffa, che noia. Eh, dicevo, il codice di Amurabi è anche detto legge del taglione, occhio per occhio, dente per dente, anche se, come vi ho detto, appunto, eh, la punizione per un nobile che offenda un inferiore non era così grave come la punizione di un inferiore che avesse offeso un nobile, offeso nel senso di colpito, ferito, la cosa del genere. Quanti minuti ho fatto già? 16 minuti. Arriviamo fino a 20, e poi interrompo per fare la seconda puntata. E, la cosa importante è che questo codice era scritto ed era diffuso in tutto l'impero attraverso queste, appunto, steli. Vi ho spiegato cos'è una stele, ok? Ah, questo, ok, uffa! Eh, insomma, questa stele che veniva riprodotta in tutto l'impero, così la legge era chiara, era utilizzabile, diciamo, da tutti. Tutti potevano farvi eh, riferimento. Boh, chiudiamo pure. Che cosa hanno dato alla civiltà i, eh, i, i babilonesi, diciamo così? Beh, la matematica, i babilonesi, Bab Babilonia, vi ho spiegato, appunto, vuol dire porta del cielo, porta degli dèi, Bab-el, la matematica, sicuramente, bravissimi, anche perché loro osservavano il cielo, finalmente vi posso far vedere bene questa immagine, osservavano il cielo, eccolo qua, osservavano il cielo, vedevano le stelle, e per primi inventarono appunto lo zodiaco e l'astrologia la che vi ho spiegato, appunto l'astrologia è una superstizione oggi, oggi è una superstizione, che si distingue bene dalla astronomia, che invece è una scienza matematica, diciamo così, basata sulla matematica e sulla fisica. All'epoca ovviamente non c'era questa differenza. Ehm... E niente, osservando le stelle, osservando i pianeti, questi signori ovviamente avevano anche bisogno della matematica. Matematica per tenere in conto dei raccolti, la matematica per, come si può dire, prevedere il moto degli astri, la matematica, insomma, per costruire gli edifici e via dice. Quindi, capite bene l'importanza della matematica. In ogni caso, già i Sumeri e poi i babilonesi sapevano bene che la Terra è. Tonda, ovviamente non sapevano che fosse un geoide, ma sapevano appunto che aveva una forma più o meno a palla. E come ci sono arrivati? In tre modi, come vi ho spiegato. Uno, vedendo la Luna e il Sole, dicevano: eh, se questi sono tondi, anche, anche la Terra sarà tonda. Due, osservarono nell'eclissi l'ombra della Terra proiettata sulla Luna, e quindi, eh, dicevano, ok, anche la Terra è tonda, è chiaro. E infine. Vedendo appunto all'orizzonte, per esempio, una nave arrivare, ok, si, vede prima, si vedono prima le vele, e poi lo scafo, e questo indica in pratica che sta in un certo modo risalendo una curva. Ok, risalendo una curva, si vede? Non si vede? Sì, si vede, ok, allora ehm, quindi ecco qua. altro che terra piattistica, okay? non pensate, ok, ho detto di nuovo, non è possibile. In ogni caso, non pensiate, questo è un falso mito. Non pensiate che gli antichi credevano che la Terra fosse piatta. No, no, no. Sapevano benissimo, almeno le persone istruite sapevano benissimo che la Terra è tonda. Ci siamo? Bene. Allora, io mi fermerei qui per questa prima lezione eh, e proseguirei con gli Assiri nella seconda, seconda lezione. Mi accorgo adesso di aver saltato delle immagini. Ops. Va bene, poco male, li vedremo insieme anche con la statua. Per ora è tutto.